Grazie Presidente. È stato detto più volte, ma non fai sempre riferimento, no, a quella parolina, il passato. Va bene così, consigliera, sente meglio? Però qualche volta mi ci costringono pure. Certo, fare 10 variazioni sui bilanci di previsione approvati a novembre è complicato, Cioè non è evidentemente. Certo, storicamente non ci si poteva abituare a fare tante variazioni su qualcosa che nemmeno c'era e costringeva l'amministrazione a lavorare in dodicesimi. Di quale programmazione parliamo, Presidente? Ho sentito varie cose che sono dettate probabilmente quando prima in Capigruppo ho invitato i consiglieri che non sono della Commissione Bilancio a partecipare, è perché, ripeto, al di là degli apprezzamenti che abbiamo ricevuto, che poi, scusate, fanno piacere, ma chiaramente poi non c'entrano con la sostanza delle cose, probabilmente qualche risposta a delle domande un po' lanciate così nel vuoto l'avrebbero trovata. Parto, mi viene facile, dalla questione relativa al perché a quello 60.000, all'altro 6 milioni e così via. Manca tutto un pezzo, ma se qualcuno conoscesse la programmazione e come è costruito il bilancio, saprebbe pure che non è che i municipi sul titolo secondo hanno 37 milioni e basta. Vorrei ricordare ai colleghi che i municipi in fase di previsione complessivamente sul titolo secondo hanno a disposizione circa 94 milioni e che questi 37 si vanno ad aggiungere. Quindi una delle motivazioni per cui qualcuno ha chiesto di più, qualcuno ha chiesto di meno, è anche legata al fatto che hanno delle risorse a disposizione, alcune delle quali, è stato detto, hanno avuto la necessità di essere rifinanziate in termini di fonte di finanziamento, cosa che abbiamo fatto, come ricorderete, nella fase di assestamento a luglio, e che di conseguenza ogni municipio, relativamente a quello che era stato l'input, vale a dire la disponibilità di nuovi fondi purché si potesse impegnarli entro il 31-12, hanno autonomamente valutato quali erano le possibilità reali di portare a compimento, diciamo, il progetto entro il 31-12 con delle ulteriori disponibilità. Ricordo che questa fase, che ha coinvolto i 15 municipi, in modo specifico per il titolo secondo, ha visto il sottoscritto impegnato già dai primi di agosto proprio per dare la possibilità, il supporto a tutti i municipi per comprendere esattamente qual era la finalità di questa variazione, che è stata fortemente richiesta dai territori e che risponde alle esigenze dei territori, proprio perché l'amministrazione è estremamente attenta a valutare la modalità con cui si spendono i soldi dei cittadini nel miglior modo possibile, perché è questo il motivo ispiratore di tutte le variazioni: far sì che le risorse a disposizione vengano spese nel modo possibile entro i tempi stabiliti dalla legge, che vorrei ricordare in termini di principi contabili sono cambiate nel tempo, per cui anche fare paragoni rispetto al passato in cui le regole erano sicuramente diverse, no, ci costringe oggi a rivedere le cose in un modo diverso, perché se io devo spendere obbligatoriamente, o meglio, poter impegnare grazie alla presenza di indizione di bandi di gara le risorse, devo anche tenere presente che la programmazione mi costringe eventualmente a dover aggiustare, a fare del tuning, si dice, sul bilancio per poter centrare nel miglior modo possibile quell'obiettivo. Poi c'è un altro problema, cari signori, anche l'OREF ce lo dice, ma questi debiti fuori bilancio, noi le variazioni le dobbiamo fare perché dobbiamo adeguare i fondi di sicurezza e di salvaguardia dell'ente, perché ogni tanto esce qualcuno che dice: scusate, ma c'è qualche milioncino da pagare di qualche stupidaggine che abbiamo fatto negli anni passati, per cui questa amministrazione deve ricorrere alla saggezza del buon amministratore e dire: visto che
sarò soccombente eventualmente in una causa, oppure già sono soccombente in una causa e devo pagare fior di quattrini, come diciamo a Roma, sono costretto ad adeguare i fondi. E come si fa? Si fa con le variazioni di bilancio, perché se no non posso fare altrimenti. Poi c'è un discorso sulle entrate, perché nessuno lo dice, no? Ma in questa variazione c'è un saldo positivo di entrate di 19 milioni, ma qualcuno l'ha detto qua dentro? Avete per caso sentito qualcuno che ha detto che c'è un saldo positivo di entrate di 19 milioni? No, non l'ha detto nessuno. E da dove arrivano? Dal contributo di soggiorno, arretrati, 15 milioni. Dico male, assessore, sono 15 milioni, giusto? Cioè abbiamo recuperato 15 milioni di evasione di contributo di soggiorno, evidentemente cose di cui qualcuno non si è preoccupato in precedenza, però questi sono soldi dei romani, eh? Stessi soldi che sulla gestione commissariale, ci sono i problemi, ma ricordiamoci perché c'è una gestione commissariale. Evidentemente qualcuno ogni tanto se lo dimentica. Poi è chiaro che nella dinamica, ha detto bene il consigliere Coglia, nella dinamica di un'amministrazione che non è ferma, ma che si muove, che deve anche modificare i propri obiettivi, che deve rivedere delle situazioni proprio per centrare nel miglior modo gli obiettivi che si prefigge. Se un'opera viene definanziata, che su cui noi abbiamo Ponte della Magliana non c'entra, si parla di Ponte dei Congressi. Ponte dei Congressi, l'amministrazione comunale deve contribuire con un cofinanziamento di 28 milioni. Viene definanziato, o meglio, slittata l'opera, di conseguenza non si vede il motivo per cui l'amministrazione capitolina debba congelare 28 milioni che perderebbe il 31 dicembre. E quindi fa bene l'amministrazione a dire con questi 28 milioni ci vado a finanziare l'asfalto delle strade nei municipi, che ricordo come estensione chilometrica hanno la maggior parte della rete, degli 8.000 chilometri della rete stradale di Roma Capitale. Vado a finanziare l'asfalto, le buche, quelle su cui tutti i giornali, tutti i giorni, no, ci riprendono, ci sono le buche a Roma. Poi dai soldi ai municipi per asfaltare le strade. E perché dai dei soldi ai municipi per asfaltare le strade? Ma per riparare le buche. Le buche a Roma non ci sono più, forse. Io ho solo 10 minuti, vero Presidente? Quindi io sono rispettoso nei limiti del possibile. Del fatto che avremmo fatto 10 variazioni, non ho bisogno certo di difendere l'assessore Lemmetti, perché credo che sia in grado di difendersi da solo, ma ne abbiamo parlato 2 mesi fa. Era tardi la sera quando abbiamo assistito alla presentazione del DUP, giusto assessore, credo, no? Non sbaglio quando affermo questo. Era già programmato che avremmo fatto questa variazione, perché lo abbiamo detto ad agosto. Abbiamo detto che avremmo fatto la variazione, quella è stabilita dalla legge e dai regolamenti contabili, a novembre. E di conseguenza non vedo quale possa essere oggi la meraviglia rispetto a queste affermazioni. Ci sarebbe... anzi c'è da dire molto. Vorrei ricordare che la spesa corrente di Roma Capitale si aggira intorno ai 4 miliardi e mezzo, lira più, lira meno, in realtà si tratta di euro, e che questa variazione sul titolo primo muove in termini di ulteriore spesa, di maggiori spese, 7.384.000. Allora, forse in matematica non andavo benissimo, malgrado faccia il Presidente della Commissione Bilancio, ma 7 milioni rispetto a 4 miliardi, con la semplice formula della proporzione, credo che dia qualche cosa con parecchi zeri, uno zero prima della virgola e parecchi zeri dopo, prima di trovare cifre significative. Quindi per favore, se volete discutere seriamente, cominciare a frequentare la Commissione Bilancio e i preziosi commissari che ne fanno parte, di maggioranza e anche di opposizione. Grazie.